compagnia dello youtuber più famoso della Campania. Guardate là, guardate, guardate là. Non ho ancora fatto l'introduzione a questo video, nonostante sia partito oramai da 2 ore. Mi si è già ritrovato con tutti gli altri, abbiamo già fatto tutto il tratto di autostrada, siamo usciti, eccetera, eccetera. E da dove parto? Immagino si sia capito che ho cambiato moto. Ho cambiato moto e dopo una lunghissima ricerca durata mesi e mesi e mesi di incertezze, di non sapere che cosa prendere, non sapere di che cosa avevo bisogno fondamentalmente, alla fine la mia scelta è ricaduta su una Tracer 900 del 2019. Moto che oramai è diventata diffusissima, in giro se ne vedono tantissime, è diventata una go-to guy, nel senso la moto che tutti prendono, perché è vero che è un segmento medio, che è il segmento, a parte quello più diffuso e più comprato, ma è anche un segmento medio molto spinto, nel senso che questa moto ne ha tanto, ha tanto motore, ha tanta spinta, ha tanto, tanto tutto. Ha tanti cilindri, ne ha tre. Io venivo da un bicilindrico, venivo tra l'altro da un bicilindrico anche molto tranquillo, estremamente tranquillo. Introdotta la nuova moto, introdotta la grandissima novità di oggi e la grandissima novità di questa stagione, tra l'altro, introduciamo il giro della giornata, premettendo ovviamente che è la prima volta che io esco con questa moto, è la seconda volta che salgo in moto, la prima volta l'ho portata praticamente da casa del ragazzo al garage, dove la teneva il ragazzo, il precedente proprietario, a casa mia, al mio garage. E questa è la seconda volta in assoluto che prendo questa moto. Quindi oggi il mio giro sarà estremamente compassato, estremamente tranquillo. Quindi l'ho già detto, se volessi guidare questa come guidavo la mia moto precedente, mi azzicco praticamente alla prima curva, quindi sarà un'uscita estremamente tranquilla e compassata proprio per conoscere la moto nuova. Ciò detto, stiamo andando a Laceno, che è anche la prima volta, la mia prima volta al lago Laceno, quindi è un'uscita piena zeppa di novità, moto nuova, uscita nuova, gruppo, no, gruppo già conosciuto e collaudato, perché è il gruppo tra l'altro di Marco Santopietro, noto, notissimo youtuber campano e napoletano. Non voglio dire uno dei motivi che mi ha spinto a prendere la Tracer, ma di sicuro è anche lui proprietario di Tracer 900. In realtà il suo modello è il modello precedente, si chiamava MT-09 Tracer, ed è uno col quale mi sono confrontato a lungo prima dell'acquisto della moto, ed è uno di quelli che mi ha parlato benissimo, benissimo, benissimo di questa moto. Andiamo, dai, prime curvette, se la strada che porta a Montella. Prima volta
quindi devo capire come risponde, come dove spinge. Intanto panorama meraviglioso, spettacolare. Scende. La cosa che mi impressiona è quanto va via a gas chiuso, cioè questo a zero praticamente freno motore, a zero on off. Comunque tiriamo un attimo le sommette di questa prima. Riabituarmi alla, cioè ad una nuova, devo abituarmi ad una nuova posizione di guida.
la cenata, questo è quello che resta del lago Lacino. Un vento micidiale oggi. Finita questa macinata si torna a casa. Allora, un po' di valutazioni, tutte le valutazioni possibili e immaginabili. Allora, la moto è spettacolare, la moto è spettacolare, ha sempre motore, che è una cosa a cui io non sono abituato, perché la mia non aveva praticamente mai motore. Questa invece ce l'ha sempre e ne ha sempre tanto. Però ovviamente io mi devo abituare ai tempi, ai modi, alla posizione di guida, a tutta questa potenza, a tantissime cose. E a maggior ragione sono felice di aver scelto questa, perché la mia alternativa, il sogno nel cassetto, diciamo tra virgolette, è sempre stato l'S1000XR di BMW. E sinceramente aver preso questa, che sta proprio a metà tra la mia e l'S1000XR, essendo 900 3 cilindri con 115 cavalli, mi sembra, qualcosa del genere, è perfetta, è davvero perfetta, perché adesso guidando questa veramente come temevo, diciamo, nel momento in cui facevo le valutazioni su quale moto comprare, temevo che l'S1000XR fosse effettivamente troppo, e adesso guidando questa mi rendo conto che probabilmente avevo ragione. Enduro con la Tracer? Del video, ho comprato una nuova moto, c'ho anche una fotina.